Ragazzi, oggi siamo qua con Marco Lodadio, atleta internazionale, mondiale, olimpico, perché ha fatto anche le Olimpiadi, ginnasta, specialità anelli, e andiamo a chiedergli qualcosina appunto della sua vita. Andiamo un attimo a chiedere proprio com'è la vita di Marco, come gestisci gli allenamenti. Ti svegli poi? Intanto ciao a tutti. Beh, in realtà della mia vita c'è poco da dire, perché sono praticamente sempre in palestra, quindi una vita tanta, di allenamento, tanta fatica, esatto, da tantissimo tempo, e tanta voglia comunque di andare oltre, capito, di riuscire a fare sempre quel passettino in più, trovare i tuoi limiti, non all'uscita, e però superarli. Esatto, esatto. Superarli per poi andare quindi poi su un livello, diciamo, agonistico di altissimo livello. Questo, diciamo, sono i tuoi obiettivi, e per far questo hai lavorato duramente per fisicamente, mentalmente, c'è da fare un lavoro anche introspettivo, bisogna lavorare su tutti i punti di vista, quindi non è solamente la fatica che si fa in palestra, ma è tutto quanto il contorno. Certo. Anche che infatti prepararti per andare alle Olimpiadi, credo che sia stata proprio questa preparazione fisica e mentale, perché dovrei aver fatto dei sacrifici, immagino, giusto? Beh, guarda, allora sicuramente la cosa peggiore in assoluto che mi è capitata nel periodo delle Olimpiadi è stata l'operazione alla spalla. Quello è stato un ulteriore problema da risolvere, esatto, un'altra montagna da scalare nel mentre c'era la preparazione all'evento più importante, certo, e più bello magari della carriera di un atleta. Certo. Quindi anche lì la preparazione è stata importante, ma penso che, ecco, la testa in quel momento è stata veramente decisiva. Come hai gestito l'infortunio da un punto di vista psicologico? Perché nel calisthenics poi è probabile, è possibile, come in tutti gli sport, poi infortunarsi. Al di là poi della gestione fisica dell'infortunio, tu quando hai subito questa cosa, come l'hai gestita a livello proprio mentale? Beh, sicuramente non è stato semplice. Passi dall'essere un atleta comunque affermato, con dei risultati appena fatti, al ragazzo che ricomincia un percorso. Certo, perché l'operazione non è solo ed esclusivamente il fastidio o il ricominciare ad utilizzare l'arto che magari è stato, certo, dove c'è stato l'intervento, ma il percorso nel quale l'atleta ricomincia ad, certo, essere praticamente da zero a ricominciare ad essere competitivo, ed è molto difficile la gestione. Io l'ho fatta anche con un supporto psicologico, certo, quindi perché credo sia quasi come perdere una propria identità. Esatto, è vero. E sì, poi andare a lavorare duramente per andare a riprendere quell'identità che già ti hai ripreso, e quindi credo che sì, il supporto psicologico sia una cosa di fondamentale importanza. Sai, io credo che gli atleti vivano delle emozioni che riescono ad estrapolare da ogni competizione che fanno, che siano belle o brutte. Esatto, e l'affermazione di queste competizioni avviene di volta in volta, quindi se tu riesci ad affermarti durante una competizione non sei certo di poterlo fare a quella successiva. Certo. Quindi vivi dei momenti che stai sviluppando, vivendo, eccetera. Quando subisci un intervento non sei sicuro di riuscire a ritornare veramente a quei livelli. È una convinzione che tu cerchi di dare a te stesso, ma sai in cuor tuo che lo stai sperando piuttosto che, certo, non hai quella sicurezza, diciamo. No, assolutamente, è lì il difficile. Certo. Convincersi anche quando sembra che le cose non stiano andando bene. Certo, certo. E durante una fase di recupero o dopo un intervento sono tanti i momenti che non vanno bene. E trovare quella forza là credo sia da veri campioni in ogni caso. Diciamo, ci si prova, dai. Certo. Ok, adesso noi siamo qui appunto a questo evento di calisthenics e ci troviamo con un esponente di alto livello della ginnastica. Vero. Qual è quindi questo rapporto tra calisthenics e ginnastica dal tuo punto di vista? Beh, allora, diciamo che io conosco il calisthenics ormai da qualche anno. L'ho visto inizialmente con un occhio critico, nel senso che comunque cercavo di capire cosa sarebbe potuto uscire fuori da questa nuova
ondata, questa nuova disciplina che stava prendendo piede. E devo dire che nel tempo l'ho ringraziato sotto più punti di vista. Uno, perché ha aperto a tanti ragazzi la visione dell'allenamento a corpo libero, quindi l'allenamento praticamente prettamente ginnico. Certo. E in più perché hanno iniziato a comprendere cosa sia la fatica degli allenamenti per un ginnasta o un atleta di calisthenics. Quindi io credo che siano due mondi che possono andare assolutamente di pari passo, perché l'utilizzo che può fare un atleta di calisthenics delle esperienze ginniche è favoloso, e altrettanto secondo me, certo, c'è un'ottima collaborazione che potrebbe avvenire. Io ad esempio prima anche ne stavo parlando, il classico front fatto anche alle parallele piuttosto che alla sbarra, io non lo facevo mai da ginnasta, certo, e ho notato che invece da, senti, quando ho scoperto il calisthenics ho iniziato a lavorare di più con questo elemento magari nello specifico, e ha contribuito ad aiutarmi su alcuni aspetti del mio allenamento classico da ginnasta. Quindi in realtà c'è un tornaconto tra le due discipline, che secondo me sono ovviamente nate dalla stessa matrice, nel senso che comunque è l'allenamento in generale, la ginnastica è sicuramente un po' la mamma del calisthenics, però come fa una mamma, vuole bene al suo figlio, ama il suo figlio, e quindi vuole in qualche modo che questa disciplina possa, esatto, andare verso un miglioramento. Secondo, certo, me, io la penso così, e cercherò, certo, sempre, certo, di collaborare con chi ha voglia di allenarsi. Credo che le collaborazioni facciano bene a prescindere allo sport. Quando invece si creano dei contrasti, magari semplicemente per creare delle fazioni, fa male allo sport in generale. Sì, io penso che queste siano le possibilità negative che vengono fuori da un'ignoranza, certo, in generale, no? Certo, certo. Meno ignoranza c'è, più cultura c'è, e meno queste situazioni si creano. Certo. Nella mia carriera di atleta ho sempre constatato che gli atleti di alto livello, per la maggior parte, per un buon 90% secondo me, sono tutte persone umili che hanno comunque apprezzato il percorso che hanno fatto, e quindi sanno come comportarsi sia con atleti del loro stesso livello, ma con persone che magari sono più amatori. Certo. E quindi condivido assolutamente questa. Credo che, esatto, ci sia solo da ampliare un po' la cultura generale di questi ambienti, e si avrà sempre un ricambio e un aiuto a vicenda. Volevo farti una piccola domanda tecnica proprio sul discorso del front lever che dicevi. Nel calisthenics ci sono molti più elementi, diciamo, di tirata rispetto magari alla ginnastica agli anelli. Mm-hmm. Nella ginnastica comunque secondo te c'è un piccolo sbilanciamento tra tirata e spinta, o comunque si allena la tirata anche nella ginnastica, solo che poi in gara non viene portata? Allora, diciamo che nella maggior parte dei casi la tirata viene fatta quando c'è la flessione del braccio, quindi il posizionamento da un braccio steso a una trazione. Questo nella ginnastica è poco praticato, proprio perché noi prettamente lavoriamo a braccia tese in generale. Cioè la ginnastica ha pochissimi elementi che si possono fare anche proprio da codice dei punteggi, quindi da penalità, certo, eccetera, con le braccia piegate. Proprio per questo motivo viene allenata meno. Ma credo che oltre al fatto che lo possa aver ampliato il calisthenics questo discorso, le compensazioni muscolari siano fondamentali, quindi allenare magari gli antagonisti eccetera è quindi, sempre giusto per un buon equilibrio. Esatto, quindi per un equilibrio generale a livello muscolare, e quindi sia sempre utile allenare entrambe le cose. Poi ovviamente è normale, nel mio sport si fa prettamente spinta, e quindi magari ci si allena un po' più su quello, certo, però certo. Si fa comunque compensazione. Ottimo. Ultimissima domanda per i ragazzi che ci stanno seguendo, che cominciano ad allenarsi o nel calisthenics o nella ginnastica magari da poco. Cosa gli consigli per riuscire a raggiungere degli alti risultati, magari anche arrivare alle Olimpiadi, però proprio per arrivare al top di ciò che vogliono aspirare, cosa gli consigli? Allora, la cosa più difficile è la gestione del proprio corpo. È importantissimo imparare a capire i segnali che il corpo ci manda. È molto importante lavorare a livello, come dicevo inizialmente, introspettivo, quindi fare delle quasi chiacchierate proprio con se stessi. Con se stessi.
capire nei momenti di difficoltà cosa si può andare a migliorare e cosa invece è magari un punto nel quale si può, secondo me c'è sempre possibilità di prendere ed estrapolare delle informazioni positive anche da un momento negativo. Certo. La difficoltà sta proprio però nell'andarle a trovare, e capire con estrapolare, esatto, e renderle un po' parte di noi. In maniera tale da non mollare e continuare nel proprio percorso. Perché i momenti difficili arrivano e sono a volte molto difficili. Infatti per arrivare a questi risultati la cosa importante credo sia non mollare, ed è questo il messaggio che vuole farci passare. Sicuramente la dedizione, la voglia di perseverare verso l'obiettivo è importante comunque mettersi di fronte degli obiettivi prima alla portata, quindi a breve, medio e lungo termine. Certo. E per non andare sempre poi a guardare solo ed esclusivamente il sogno, che magari a volte ci sembra troppo più lontano, certo, di quello che è la nostra portata. Quindi andare per gradi, esatto, però martellare sempre. Ottimo. Grazie mille, grazie Marco, a voi. È stato un super piacere conoscerti. Piacere mio. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ringraziamo tantissimo Marco. Un saluto a tutti. Ciao.